Ciao Smarties! Se hai una mente geniale, questo è il test giusto per dimostrarlo. In quale direzione si muove l'auto? Ma prima di rispondermi, aspetta un attimo. Troverai le 5 più 1 domande difficili per dimostrare se hai una mente sveglia, una mente particolarmente brillante. Le domande sono in ordine crescente di difficoltà e solo i migliori riescono a rispondere almeno alle prime due. Ebbene, il 95% delle persone non sono capaci di risolverne più di 3. Soltanto una persona su 1000 riesce a rispondere a 4 o 5 problemi. Io ho già finito, ho detto tutto, se sei pronto o sei pronta, inizia il test! Sì, lo so, ho detto che il problema è irrisolvibile, eppure io una soluzione l'ho trovata. Ve la propongo, fatemi sapere nei commenti se pensate possa essere corretta, io ne sono convinto. Allora, prendiamo il contenitore da 2 litri, lo incliniamo finché l'acqua non raggiunge il bordo inferiore, insomma, finché di profilo la caraffa non è vuota o piena al 50%, dipende dai punti di vista. A quel punto versiamo il suo contenuto nella caraffa da 6 litri o in quella da 8, ad esempio in quella da 6, riempiamo la caraffa da 4 litri e versiamo il suo contenuto sempre in quella da 6. Avremo così che 4 litri più 1 litro di prima fanno 5 litri e abbiamo risolto il problema. Cosa ne pensate? Secondo me non fa una grinza, no? E come sesta domanda, un item difficile, questa volta non vi darò la risposta e la domanda l'hai già vista. È la domanda bonus per tutti voi, scrivetemi la soluzione nei commenti, lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito al canale. Ecco qui per voi il quiz finale, in quale direzione si muove l'auto della figura?
Allora concentratevi, guardatela bene e noi ci rivediamo al prossimo imperdibile videotest. Ciao Smarties da Marco Ripà!